la settimana scorsa avete puntato sulla nostra presenza, come tra l'altro vi avevo consigliato di fare, avete vinto. Di salvadiritti potete fidarvi. Purtroppo però non tutte le scommesse o i giochi d'azzardo sono sicuri. Ne parleremo con l'esperto della guida utile per il consumatore, che ci aiuterà a capire anche qualcosa di più sui conti correnti, spiegandoci come gestirli al meglio. E ancora, dopo aver parlato di gestori di utenze domestiche come gas e luce, oggi soffermeremo l'attenzione su un bene primario per tutti, l'acqua, con il direttore commerciale dell'Acquedotto Pugliese. Prima la rubrica Salva Notizie. Dalla guerra tra ferrovie e compagnie aeree il consumatore esce vincente. Fino a giugno si potrà viaggiare sui treni alta velocità ed Eurostar Trenitalia usufruendo di sconti che possono arrivare fino al 60% della tariffa piena. Maggiori informazioni sul sito di Trenitalia. La presenza di autovelox va segnalata almeno 400 metri prima con cartelli ben visibili. Questo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione, aprendo così la strada a migliaia di ricorsi. Oltre a vedersi annullata la multa, gli automobilisti potranno recuperare anche i punti decurtati dalla patente. Sono state prorogate fino al 2011 le detrazioni fiscali previste per chi attua in casa o in azienda interventi volti al risparmio energetico. Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Enea hanno anche attivato un numero verde per informare i cittadini sulle diverse possibilità di risparmiare energia e di conseguenza anche denaro. Se avete una vecchia auto, questo è il momento buono per cambiarla, sfruttando gli incentivi previsti dal governo per tutto il 2009. Se si rottama un'auto di almeno 10 anni e se ne acquista una Euro 4 o Euro 5, il bonus è di 1.500 euro. Fino a 3.500 euro può risparmiare chi acquista auto elettriche o a metano. Lo sconto si ottiene direttamente dal concessionario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. L'esperto di salvadiritti è pronto. Vedo che ha già in mano il suo fogliettino con l'aforisma della settimana. E allora do il bentornato all'avvocato Massimo Melpignano. Grazie, l'aforisma di quest'oggi è il mio preferito. Cos'è rapinare una banca a paragone del fondarne una? Questo lo conosco, è di Bertolt Brecht. È uno molto famoso, la ringrazio per avermi risparmiato la pronuncia. Allora, gestire il proprio denaro con un conto corrente è pratico e consente di usufruire dei servizi offerti dalle banche. Molti ne hanno uno, ma sappiamo effettivamente con che cosa abbiamo a che fare? Sentiamo Valeria Blanco. Tempo i risparmi si mettevano sotto il materasso, solo i più intraprendenti li investivano nel mattone. Ma la gestione del denaro destinato a fronteggiare le spese quotidiane si è notevolmente semplificata grazie al conto corrente e ai servizi ad esso collegati offerti dalla banca. Ce l'avrai quattro soldi. Il conto corrente consente al titolare di disporre a piacimento e in maniera semplice del proprio denaro. Aprire un conto presso una banca o la posta oggi significa poter disporre il pagamento automatico delle rate del mutuo o delle bollette, vedersi accreditato lo stipendio o ricevere bonifici. Il tutto a fronte di spese minime che in qualche caso si limitano alle sole tasse, cioè a circa 30 euro l'anno. Il guadagno in termini di sicurezza e semplificazione nella gestione del denaro è evidente, nonostante l'interesse attivo concesso dalla banca sia così modesto da non bastare nella maggior parte dei casi neppure a compensare il tasso di inflazione. Diverso il caso dei conti correnti online, che assicurano tassi di interesse più elevati, a fronte di una serie di limiti, tra cui la diffidenza del correntista ad affidarsi a una banca virtuale. Nella maggior parte dei casi, al conto corrente è collegato un bancomat o una carta di credito, che rende ancora più semplice ritirare il denaro anche quando la filiale è chiusa, o fare acquisti senza maneggiare contanti. Certo, per ogni optional la banca chiede il pagamento di un canone e per ogni operazione effettuata di solito addebita una commissione.
Le condizioni di un conto corrente però sono negoziabili e possono essere adeguate alle proprie abitudini di spesa. Ad esempio, spendere denaro che non si possiede, cioè andare in rosso, è un'operazione che costa tanto, ma può essere concordata con la banca stabilendo un fido, utile per far fronte ad esigenze specifiche. Per aiutare il cliente a controllare i propri movimenti di denaro, la banca invia di solito ogni trimestre l'estratto conto, un ragguaglio dettagliato su entrate e uscite. Uno strumento utile, di cui però non ci si deve fidare ciecamente. Meglio controllarlo e, nel caso di errori o addebiti ingiusti, presentare alla banca un reclamo scritto entro 60 giorni. E se si trovasse una banca che offre condizioni migliori della propria? Il decreto Bersani ha reso più semplice chiudere un conto e aprirne un altro, imponendo alle banche l'estinzione del rapporto gratuita. Ma la prudenza, quando si tratta di denaro, non è mai troppa. Allora, sempre meglio controllare che la banca non addebiti comunque una spesa, confidando nella nostra buona fede o nella scarsa conoscenza delle leggi. E proprio perché la prudenza non è mai troppa, abbiamo con noi l'esperto di salvadiritti, al quale chiedo subito quali sono le regole da seguire quando decidiamo di aprire un conto corrente. Beh, innanzitutto la prima regola è domandarsi se il conto corrente serve realmente. Il conto corrente è utile ed è importante, ma non è necessario. Ad esempio, se devo presso una banca avere soltanto dei titoli degli investimenti, non sono obbligato ad aprire un conto corrente, come spesso invitano a fare. È sufficiente avere un conto titoli. Questo come consiglio di finalità. Consiglio pratico è sempre quello: leggere il contratto, nasce tutto da lì. Abbiamo diritto ad avere, prima della sottoscrizione, una copia del contratto. E attenzione, il contratto con la banca deve essere redatto per iscritto, ogni altra forma, quella verbale ad esempio, è nulla. E come al solito, leggere il contratto, farselo spiegare se non lo si è capito. Unitamente al contratto, poi la banca deve consegnare un altro foglio che si chiama documento di sintesi. Lì sono riportate tutte le cose più importanti a cui dobbiamo prestare attenzione. Ecco, avvocato, a me è capitato personalmente, ma può capitare a molti, nel caso in cui una banca si rifiutasse di dare il contratto prima di firmarlo, come dobbiamo comportarci? Innanzitutto cambiare banca vuol dire che non ci si pone in maniera chiara, trasparente nei confronti del proprio nuovo cliente, e sicuramente denunciare l'accaduto alla Banca d'Italia, l'organo di vigilanza preposto per la valutazione di questi atteggiamenti assolutamente illegali. Ecco, ma perché in tanti decidono di aprire un conto corrente? Ci sono dei vantaggi? Il conto corrente ha una grande utilità, mi consente di ricevere lo stipendio, la pensione, posso usare le carte di credito e le carte di debito, mi dà un bancomat oggi sempre più utilizzato, consente di poter addebitare le bollette. Non sempre però questi vantaggi vengono contemperati dai costi, che sono piuttosto elevati. Ecco, allora veniamo alle note dolenti. La banca può decidere di aumentare le spese annuali di tenuta conto o di abbassare il tasso del creditore. Noi come e quando lo veniamo a sapere? È una cosa che può fare la banca. Il testo unico bancario, il TUB, che è questo grande codice che regolamenta i rapporti, anche i rapporti tra i consumatori e le banche, consente alla banca di modificare unilateralmente, cioè per sua esclusiva volontà, le condizioni di contratto. Possiamo venirlo a sapere in un qualunque momento. Noi abbiamo soltanto una scelta, quella cioè di tenerci l'aumento e quindi continuare un rapporto con questa banca, oppure entro 60 giorni dalla comunicazione recedere e cambiare banca. Allora, rispondiamo ad una mail, questa volta non firmata, che dice: lo scorso mese ho fatto un piccolo prelievo con il bancomat e sono andato in rosso nonostante avessi versato subito un assegno. Inoltre, alla fine del trimestre la banca mi ha addebitato degli interessi passivi. Allora, avvocato, ci spieghi meglio questo meccanismo? Il telespettatore ha commesso un'ingenuità pensando che prelevare con un bancomat equivalesse poi a versare anche nello stesso giorno magari un assegno per compensare il prelievo. Non è così. Le banche, quando ci prestano dei soldi, li addebitano in tempo reale sul nostro conto corrente. Quando invece versiamo dei soldi, quindi ad esempio con un assegno, applicano il meccanismo cosiddetto della valuta, per cui quei soldi sono virtualmente
attualmente sul mio conto, ma potrò utilizzarli soltanto dopo qualche giorno. Ed ecco che si innesca un meccanismo infernale, quello dell'addebito degli interessi anche sugli interessi, quindi il cosiddetto anatocismo, per usare una parola difficile ma che è entrata ormai nella conoscenza comune, per il quale poi a fine trimestre il consumatore, il telespettatore in questo caso, si troverà a pagare, e a pagare piuttosto salato. Questo meccanismo appunto lo approfondiremo anche nella diretta web venerdì alle 14 sul sito www.salvadiritti.it. Cerchiamo di capire ora quanto ci costa un conto corrente, come facciamo noi a capirlo? È tutto spiegato sull'estratto conto, che ogni tre mesi o ogni mese, ogni due mesi, a seconda del tipo di contratto che si ha con la banca, arriva a casa. L'estratto conto non è proprio di immediata comprensione. Noi comunque con lo staff giuridico di Salvadiritti abbiamo predisposto un modulo che è pubblicato sul sito, peraltro, e che consente di farsi conti. Per cui, estratto conto alla mano, è sufficiente compilare tutte le caselle, ad esempio il costo del bollo su conto corrente, che però non decide mai la banca ma lo Stato, e tutte le varie spese, i bonifici che ho eseguito, le bollette che sono transitate sul mio conto, il costo del bancomat, della carta di credito. Alla fine avrò il totale, che spesso e volentieri è diverso dal totale che immaginavo, perché magari ho una convenzione particolare che vale soltanto per un certo numero di operazioni, mi sfuggono i conti e poi a fine periodo pago di più di quello che pensavo di dover pagare. Avvocato, alcune banche hanno aperto un canale rivolto ai propri clienti sul web, altre invece nascono proprio su internet. Quali vantaggi ci sono? Effettivamente si riducono le spese oltre alle file e agli sportelli? Questi possono essere i vantaggi immediatamente rilevabili. Come sempre, quando ci avviciniamo alla tecnologia dobbiamo avere consapevolezza di quello che stiamo facendo. È chiaro che operare sul proprio conto corrente con un semplice codice, con un PIN, con un codice segreto e non con una firma, mi espone ad una serie di pericoli di cui abbiamo peraltro già parlato in qualche precedente puntata di Salvadiritti. Qualcuno potrebbe rubarmi il codice, potrei essere vittima di pirati informatici e tante altre storie simili a questa. Il conto corrente online può andar bene, fa risparmiare, bisogna saperlo usare. Certo non è per tutti, ma soltanto per chi ha una padronanza col mezzo informatico e lo sa usare. Abbiamo parlato di conti correnti online tradizionali, un consiglio per concludere? Il consiglio è molto semplice. Anzitutto domandiamoci se realmente il conto corrente ci serve, perché il conto corrente ha un costo. Se non ci serve per tutte le altre cose che abbiamo indicato prima, pensiamo a degli strumenti alternativi, ad esempio un libretto di deposito. E poi, se proprio dobbiamo aprire un conto corrente, teniamo sempre d'occhio ogni mese i costi, perché il conto corrente corre e corrono anche i costi se non riusciamo a fermarli per tempo. Da un secolo offre i propri servizi a 4 milioni di cittadini, immette ogni anno oltre 560 milioni di metri cubi di acqua e la sua rete è lunga circa 13.500 chilometri. Lo avrete capito, sto parlando dell'acquedotto pugliese, il più grande d'Europa ed uno dei più importanti al mondo. Abbiamo in collegamento video il direttore commerciale Donato Marinelli. Benvenuto, direttore. La ringrazio dell'invito. Direttore, se c'è una cosa alla quale i consumatori non possono rinunciare è l'acqua, quindi i servizi legati a questo bene primario devono essere efficienti. L'acquedotto pugliese come mantiene questo impegno? L'acquedotto pugliese ha avviato nel corso degli ultimi anni un processo di innovazione dei propri servizi estremamente importante. Noi abbiamo dal 2002 avviato un progetto denominato ACS, AQP Customer Service, che è un progetto che ha teso a innovare tutti i servizi e a partire dal contact center che nasce nel 2000 come un servizio di informazione all'utenza è poi cresciuto in un servizio che canalizza tutti i contatti con i nostri clienti in modo da gestire in maniera univoca il contatto sia che arrivi via telefono, via web, via email, in maniera da dare risposte ai clienti concrete e una trasparenza soprattutto nella gestione della propria richiesta.
Trasparenza e chiarezza sono indispensabili anche per, nella lettura di bollette e fatture. Come risponde a questa esigenza l'Acquedotto? Quali innovazioni ha apportato? Proprio in questi giorni, diciamo nelle ultime settimane, stiamo mandando la nuova fattura ai clienti. La nuova fattura è una fattura che rivisita quella, la nostra fattura precedente. Fra l'altro avviene un nuovo processo che sarà anche quella della fattura elettronica, che sarà possibile ricevere previa iscrizione presso il nostro sito, presso, diciamo, via email, attraverso i canali telematici, quindi agevolando tutti coloro che necessitano di averla ancora prima, diciamo, di quando le poste riescono a consegnarle o comunque i canali tradizionali di spedizione. Le esamineremo con molta attenzione queste nuove fatture dell'acquedotto, dottor Marinelli. Per intanto però volevo chiederle, io non sono un fan dell'acqua minerale, e bevo acqua di rubinetto, anche tanto non mi fate lo sconto se lo dico, però vorrei chiederle, ci dica qualche buona ragione per cui bisogna prediligere l'acqua di rubinetto. È buona, non inquina, non porta con sé costi di trasporto, costi di smaltimento delle bottiglie di plastica, costa di meno, mi dica una buona ragione. Ma le citava tutte lei, sono tutte buone ragioni. Intanto, giusto per fare un paragone, una bottiglia di acqua minerale costa quanto 1000 litri dell'acqua che distribuiamo noi, quindi il rapporto è praticamente di 1 a 1000. I nostri parametri di controllo della qualità dell'acqua sono maggiormente ristretti nei confronti di quelli dell'acqua minerale. Cioè, noi effettuiamo decine di migliaia di controlli quotidianamente sull'acqua che distribuiamo. La nostra acqua è buona, purtroppo c'è un problema probabilmente le reti interne, su cui noi abbiamo già invitato, ma approfitto dell'occasione per invitare tutti i nostri clienti e soprattutto gli amministratori a effettuare i controlli alle proprie autoclave, alle proprie cisterne, perché quello può generare un problema nella qualità dell'acqua. Direttore, sono in atto interventi concreti per recuperare i mancati pagamenti? Sì, guardi, noi sulla morosità abbiamo fatto nel corso di questi anni un'azione sempre molto molto forte e stiamo continuando a farle. Adesso, dall'anno scorso in particolare, abbiamo avviato un'azione molto più sistematica che in passato. Su ogni fattura non pagata viene effettuato un sollecito, dopo due fatture non pagate viene già inviata un'intimazione di sospensione della fornitura. Mi ricollego al discorso di prima, il costo dell'acqua potrebbe probabilmente variare di molto, sono anni che si parla di sprechi sulle condutture, sulle strutture dell'acquedotto. Ecco, intanto vorrei chiederle che cosa sta facendo l'azienda per limitare e ridurre questi sprechi e se poi la riduzione di sprechi potrà portare ad una riduzione del costo finale per il consumatore. Noi abbiamo, come previsto anche dal nostro piano industriale, sviluppato un sistema integrato di interventi. Parlare di recupero delle perdite e parlare di tante piccole e grandi cose che bisogna fare per intervenire e per avere una maggiore efficienza di tutto il sistema. Abbiamo avviato un progetto di telecontrollo che ci serve a tenere sotto controllo tutto il flusso della rete. Abbiamo avviato un progetto molto importante di ricerca perdite sulla rete. Sono interessati 143 comuni della Puglia. Diciamo che controlliamo il 70% delle nostre reti e l'80% della popolazione residente verrà, diciamo, beneficiata da questo progetto di risanamento delle reti. Abbiamo avviato già da 2 anni un progetto di sostituzione di tutti i nostri contatori. Diciamo che noi contiamo di sostituire 400.000 entro il 2010. Questo, diciamo, sono gli interventi principali. Ma non va trascurato, noi spendiamo 50 milioni di euro annui di manutenzione straordinaria delle nostre reti. Questo vuol dire che noi interveniamo costantemente per centinaia di cantieri aperti che abbiamo sul nostro territorio per riparare le perdite che, ahimè, le nostre reti, che purtroppo, diciamo, noi partiamo da molto lontano, da 100 anni fa, quindi ce ne sono alcune che hanno età sicuramente molto elevate, ci costringono a fare. Quindi noi abbiamo una manutenzione molto importante che serve a recuperare risorse. Quindi col tempo noi speriamo ancora di continuare in questa opera di razionalizzazione e di efficienza che porterà benefici sicuramente a tutti.
Bene, direttore, allora le auguriamo buon lavoro e la ringraziamo per essere stato con noi. Ringrazio voi nuovamente, arrivederci. E dall'acqua passiamo ad un altro argomento e parliamo di giochi e scommesse. In tanti, nell'illusione di diventare milionari, esagerano con lotterie e gratta e vinci, mentre per altri il gioco rischia di trasformarsi in una vera e propria dipendenza. Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e giocatori. Scommettiamo? Sì. Su cosa? Su tutto. Cani, gatti, cavalli, tutto. Qualche volta però penso che siano soldi sprecati. Vedi gli altri e lo fai, punto. Ho giocato i numeri al lotto. Solo una volta ho vinto. Va bene una volta a botta di fortuna, però è meglio non scommettere sempre. Gratta e vinci lo compro quotidianamente. Ti capita di vincere? Mai. Non credo molto nella fortuna. Io ci credo alla fortuna perché ho vinto solo 100 euro, ripeto. Però chissà, un domani posso anche vincere 200, 150. Mai comprato un gratta e vinci? Vinci sì, non ho mai scommesso perché non so scommettere. Vabbè, chi non tenta non vince, si dice. Non è così che si raggiunge la felicità, almeno penso. Mia moglie gioca spesso e qualche volta vince. Ma io mai. Mio marito dice sempre: accontentiamoci di quello che abbiamo, quindi. Si cerca di cambiare un po' la vita attraverso i gratta e vinci. Quelli sono gratta e perdi. Tu paghi e sei già di perdere. E perché scommetti? Ma per il semplice gusto di guardare le partite. Le scommesse non sono fatte per vincere, le scommesse sono fatte per il piacere di scommettere, per l'emozione della scommessa. Le scommesse stanno aumentando proprio in periodi di grande crisi economica in cui c'è comunque il desiderio, la speranza di poter risolvere con un colpo di grande fortuna una situazione di difficoltà. Di crisi, voi scommettete? Ditecelo sul sito www.salvadiritti.it come siete abituati a fare. E recentemente c'è stato un boom di gratta e vinci, soprattutto in Italia. Pensate che nel 2008 si è registrato un incremento del 16,7% rispetto all'anno precedente, praticamente oltre 9 miliardi di euro. Ma abbiamo letto sui giornali che la Guardia di Finanza ha sequestrato milioni di biglietti gratta e vinci falsi che promettevano vincite da 20-30 mila euro, ma in realtà queste non superavano i 2-3 euro. Come facciamo a difenderci da questi raggiri, avvocato? È un po' difficile rispondere a questa domanda. In realtà, se proprio volessi adottare tutte le cautele di questo mondo, dovrei controllare sul gratta e vinci che ho appena comprato, comunque con gli altri nomi di fantasia che vengono utilizzati per vendere questi tagliandini, se ci sono tutta una serie di loghi, il logo gratta e vinci, il logo dei monopoli di Stato, il logo gioco sicuro, che è un logo con cui i monopoli tendono a dare un bollino di sicurezza su quel tipo di gioco, se c'è il logo del consorzio lotterie, se c'è un codice a barre. Insomma, veramente una cosa complicatissima per chiunque di noi si affaccia a questo gioco estremamente economico ed estremamente popolare. È un controllo che non dovrebbe essere fatto questo dai consumatori, ma da chi mette in commercio i tagliandini e gratta e vinci. Diciamo che questo ci fa perdere anche la voglia di giocare. La corsa ai giochi a scommesse però ha da poco contagiato anche il web. Pensate che a marzo si è registrato un record, cioè 317 milioni di euro su siti di scommesse online. Ma si tratta di siti legali? Per ricollegarmi a quello che lei prima ha detto, io non sono mai a favore della fabbrica dei sogni. Su questi siti anche qui bisogna aprire gli occhi. Dobbiamo adottare una serie di cautele, come sempre non facciamoci ingannare. Innanzitutto studiamolo questo sito, andiamo in home page e verifichiamo se ci sono una serie di elementi base utili per individuare questo sito. Ad esempio, c'è o non c'è la partita IVA? È una cosa importantissima, ci serve per identificare il sito. È indicata la sede legale, quindi ho la possibilità di rintracciare il gestore di questo sito. Ci sono o non ci sono gli estremi della concessione amministrativa? Chi crea dei siti per il gioco online deve essere autorizzato dallo Stato, dai monopoli di Stato, altrimenti compie un'attività illegale. Ci sono tutte le informazioni sulle modalità di gioco, le informazioni sul montepremi, su come viene gestito il mio portafoglio virtuale. C'è un link al sito dei monopoli di Stato e soprattutto
viene utilizzato un metodo di pagamento protetto, sicuro secondo gli standard del web, quale ad esempio può essere il metodo PayPal. Ecco, queste sono tutte le verifiche che dovremmo in prima battuta fare. Tra l'altro, proprio negli ultimi giorni i monopoli di Stato hanno oscurato 1600 siti stranieri perché erano privi di licenza. Quindi esiste un modo per capire se questi siti ai quali noi ci colleghiamo sono sicuri? Oltre alle informazioni che abbiamo prima dato, ne darei delle altre. Ricordiamoci che nel momento in cui ci registriamo ad uno di questi siti stipuliamo un contratto a distanza. Ne abbiamo già parlato nel corso di qualche puntata precedente. Quindi abbiamo diritto di ricevere per fax, per email, una copia di questo contratto. Lo dobbiamo leggere, firmare e poi rimandarlo. Cerchiamo di studiare, di capire bene le regole del gioco, non del gioco che andremo a fare sul sito, ma le regole che il gestore di quel sito intende imporci. Piccole regole, ma alle quali prestare attenzione. Ad esempio, il foro competente in caso di controversia, insomma, la causa la farò dove risiedo io o dove si trova il gestore di questo sito, e potrebbe essere in qualunque altro posto. Le modalità, ad esempio, di trattamento dei miei dati personali, lasciamo delle tracce nel momento in cui gioco. Quali sono i miei diritti di iscritto a questo sito, ma anche i doveri del gestore. Ad esempio, in caso di malfunzionamento, ho fatto una scommessa che sarebbe stata vincente, ma il sito non ha funzionato in quel determinato momento. Ecco, le regole di questo tipo di gioco dobbiamo studiarle per bene. E se il sito non ci convince, cambiamolo. Anzi, se evitiamo di giocare, direi che è anche meglio. Quindi attenzione, anche perché si ipotizza che nel 2009 i giochi online aumenteranno, addirittura si arriverà a spendere cifre superiori di 4 volte rispetto a quelle dell'anno precedente. Insomma, attenzione. Sì, sicuramente sì. Avvocato, io la ringrazio e le rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana, che sarà l'ultima almeno per questa edizione insieme. Io ci sarò sicuramente, sono stato con voi per 7 puntate, non posso mancare all'ultima. Vi ricordo che la prossima settimana andrà in onda l'ultima puntata, almeno per questa edizione, di Salva Diritti. Voi però continuate a scriverci all'indirizzo redazione@salvadiritti.it e a telefonare al numero verde che ormai saprete a memoria, ma ve lo ricordo, 800 984 786. Comunque ci saranno delle sorprese, noi di certo non vi abbandoneremo, però ve le svelerò fra 7 giorni. Di che cosa potevamo parlare nell'ultima puntata se non di vacanze partenze? E nonostante la crisi sono in pochi a rinunciare a qualche viaggetto, anche di 2 o 3 giorni, e a maggio si sa, è già tempo di pensarci. A chi invece ha qualche risparmio e da brava formica vuole metterlo da parte, daremo qualche consiglio anche su questo, e poi avremo un ospite di eccezione. Non mancate, vi aspetto!